Daisy. E io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Neanche qui. Amici miei, che bello che siete qui. Qualcuno ha rubato le costruzioni di Daisy. Sì. E la mia scatola sorpresa è sparita. Ma hanno preso soltanto la scatola e lasciato il pupazzo. E guardate qui. Hanno preso perfino i nostri cubetti di ghiaccio. Cubetti di ghiaccio. Una scatola. Cubi da costruzione. Ho capito! Mancano tutte le cose a forma di cubo. Ma chi le avrà prese? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Viva! Grazie mille, amici miei. Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella Bozona! La Bozona! Coraggio, amici cari! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere! Spostate quei giocattoli e tutto il resto! Così entreremo in azione presto presto! Create la vostra Bozona! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra Bozona! Puntate il dito in aria! Così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Bo potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farla apparire! Salve, Daisy e Bo! Che cosa succede? Non ditemelo, non ditemelo! Qualcuno ha preso tutte le cose a forma di cubo! Giusto! Ma come fa a saperlo? I maghi sanno tutto! Ma sai anche chi le ha prese? Chi potrebbe essere stato? Fatemi vedere! Ah! Come temevo, è stata la testa cubo! La testa cubo? E che cos'è? La testa cubo prende tutte le cose a forma cubica! Scatole, cubi, quadrati, tutti li ha rubati! Una torre di cubi molto alta vuole costruire! E finché non raggiunge il cielo non ha intenzione di finire! Ma questo vuol dire niente più scatole dove mettere i nostri giochi! E niente più mattoncini da costruzione! O cubetti di ghiaccio! O scatole in cui mettere tutti i nostri regali! Immaginate un mondo senza le cose quadrate! Sarebbe proprio brutto! C'è soltanto una cosa da fare! Dobbiamo trovare insieme la testa cubo! Così le impediremo di prendere tutte le cose quadrate del mondo! Per trovare la testa cubo dovete entrare nella camera delle porte! La camera delle porte!
Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. La testa cubo. Trovate quelle 3 porte e troverete la testa cubo. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! Un tricheco! Non vedo l'ora di vedere un tricheco! È chiusa! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del tricheco! Dai, venite con noi! Fa freddo qui! Ma è davvero bellissimo! Guarda! Che cosa è successo a quegli igloo? Sembra che manchino dei cubetti di ghiaccio! Amici miei, scommetto che gli ha presi la testa a cubo! Per caso vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Andiamo, amici miei! Credo che sarà super facile ma freddoloso! Ah! Wow! I trichechi! Trichechi che fanno i cubetti di ghiaccio! Wow! Oh! Come facciamo a passare in mezzo a tutti questi cubi che corrono? È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi! Benvenuti negli igloo dei trichechi operai! I trichechi, ogni cubetto mancante al loro posto devono portare. I cubi corrono veloci e potete scivolare, quindi attenzione se non volete bruscamente atterrare. Il ghiaccio fa molto scivolare, quindi lentamente dovrete camminare. Fate passetti prudenti se volete risultare vincenti. Dobbiamo fare passetti prudenti? Come facciamo? Per fare passetti prudenti e oltrepassare i cubi scivolosi degli igloo dei trichechi operai, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per fare passetti prudenti accanto ai cubi di ghiaccio scivolosi? Un canguro che saltella? Un pinguino che ondeggia? Un cavallo che galoppa? Thank you.
un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per fare dei passetti prudenti accanto ai cubi di ghiaccio scivolosi, dobbiamo ondeggiare, ondeggiare, ondeggiare come un pinguino! Guardate come ondeggio! Daisy è un perfetto pinguino che ondeggia! Andiamo, amici miei! Diventiamo tutti dei pinguini che ondeggiano! Siete ancora nella vostra boozona? Fantastico! Allora conto fino a tre e poi fate come me! Uno, due, tre... Ondeggiate! Mani sui fianchi, braccia e gambe dritte! Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Siete bellissimi! Daisy stordito! Fate piccoli passi da pinguino! Non piegate le ginocchia! Ondeggiate, ondeggiate, ondeggiate! Ondeggiate con me, vi prego! Oh oh! Mi serve più energia! Ondeggiate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Ondeggiate, pinguini, ondeggiate! Soltanto un altro pochino! La nostra porta è qui vicino! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo oltrepassato gli igloo dei trichechi operai! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un bambino! Un bambino molto, molto grande! Credete che dentro ce ne sia uno? Forza! Andiamo a vedere! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del bambino grande, andiamo! Venite con noi! Wow! Amici miei, guardate un po' qui! Questi sono giocattoli per bambini grandi! E quello è un bambino grande! Un bambino proprio grande, grande! Beh, non è il momento di giocare! Dobbiamo fermare una testa a cubo! Vedete la nostra prossima porta? Guarda, eccola là! Proprio dietro al bambino grande! Andiamo, amici! È ora di entrare in azione! No, no, bambino grande! Dobbiamo passare! Perché il bambino grande non ci fa passare? Benvenuti nel castello di mattoncini del bambino grande! Castello? Beh, in realtà sembra un castello. Se sei un bambino piccolo, però... Il bambino grande ostacolare le persone adora, visto che per costruire il suo castello lavora. Per oltrepassare i mattoncini e alla nostra porta arrivare, dovete salire su ogni mattoncino e dal pavimento saltare. Salire su ogni grande mattoncino saltando? Ma come possiamo fare? Per salire su ogni grande mattoncino del castello del bambino grande, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale?
Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire sui mattoncini del castello del bambino grande? Una medusa sinuosa? Uno scoiattolo scavatore? Una scimmia che si arrampica? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per salire sui mattoncini del castello del bambino grande, dobbiamo arrampicarci, arrampicarci, arrampicarci come una scimmia! Guardatemi mentre faccio la scimmia! Daisy è davvero brava a imitare la scimmia! Trasformiamoci tutti in scimmie che si arrampicano! Siete ancora nella vostra bozzona? Super fantastico! Allora io conto fino a tre e poi arrampicatevi con me! Uno, due, tre... Arrampicatevi! Forza, amici miei! Usate le mani per arrampicarvi! Questa mano, poi quest'altra, sempre una alla volta! Se volete fare la scimmia, le gambe in alto alzate! Ad arrampicarvi verso il cielo continuate! Oh oh! Ho poca energia! Arrampicatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Arrampicatevi, scimmie, arrampicatevi! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Siamo quasi arrivati alla porta! Continuate ad arrampicarvi! Solo un altro pochino! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato il castello di mattoncini del bambino grande! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Amici miei cari! Oh. Sembra che il bambino grande voglia darti uno dei suoi mattoncini, Daisy! Mi correggo! Vuole darti tanti mattoncini! Wow! Guardate lì! Amici miei! Questo deve essere un mattoncino magico che fa mattoncini! Sì, quando lo tocchi, crea altri mattoncini! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornare utile più tardi, sai! La terza porta! La testa cubo! Non è chiusa! Oh. Andiamo, amici miei! È arrivato il momento di fermare la testa cubo e di impedire che prenda tutte le cose quadrate del mondo! Wow! Guardate, qui è tutto quadrato! Amici, indovinate chi vive qui? La testa cubo! Quella è sicuramente una torre molto, molto grande! Ehi! I miei mattoncini! E quella è la mia scatola delle sorprese! Se solo la testa cubo potesse fare da solo i suoi mattoncini, allora non dovrebbe prendere le cose quadrate degli altri per costruire la sua torre! Questo, questo! No, grazie, Daisy! Ora non posso giocare con il tuo mattoncino magico che fa i mattoncini! Sto provando a pensare a qualcosa che... Aspettate un attimo! Il mattoncino magico che fa i mattoncini! Farà centinaia e centinaia di mattoncini per sempre! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici miei, state a guardare! Signor Testa Cubo, guardi un po' qui. Grazie. E la Testa Cubo costruì la sua enorme torre di mattoncini felice e contenta.
nuovo con la mia scatola delle sorprese. E io posso giocare con i miei mattoncini. Oh! Amici miei, sembra che ci sia un'altra testa cubo in libertà. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo salvato tutte le cose cubiche del mondo. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra Boozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti? Anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Amici miei, e ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione!